Buonasera e benvenuti, carissimi amici di Visione TV, al nostro consueto appuntamento della sera con il talk dietro il sipario. L'atmosfera in Europa si fa sempre più cupa e di fronte alla palese e oramai non, come dire, nascondibile sconfitta della Ucraina nella guerra contro la Russia, l'oligarchia europea diventa sempre più isterica, si aumentano i segnali riguardo un possibile allargamento del conflitto. Dentro questo clima, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, lancia un appello direttamente al popolo italiano, dicendo in conferenza stampa che nulla potrà distruggere le relazioni amichevoli e buone esistenti tra il popolo russo e quello per l'appunto italiano. Ecco, parole che la portavoce del Ministero rivolge giusto all'Italia e la cosa non può non fare riflettere. Vi presento i miei ospiti da Washington DC, Umberto Pascali, Salve a tutti. Buonasera generale Marco Bertolini. a tutti. Immagino da Mosca il duo Andrea Lucidi, con chi sei? Con lo russo. Vincenzo Lorusso di Donbass Italia, eccoci qua, Ecco. salve a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera anche a voi. Primo servizio di Lilli Gori. Mosca lancia un messaggio all'Italia. La Russia è certa che nessuno riuscirà a distruggere completamente le fondamenta delle relazioni russo-italiane nonostante l'attuale gelo nelle aree di interazione bilaterale. Lo ha detto oggi la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in una conferenza stampa citata dall'agenzia TASS. Per colpa dell'Italia sono state congelate praticamente tutte le aree di interazione bilaterale. I meccanismi istituzionali consolidati sono stati completamente sospesi, ha continuato l'alta diplomatica. Ciò nondimeno, siamo sicuri che nessuno sarà capace di distruggere senza lasciare traccia, di cancellare, di riorganizzare le solide fondamenta delle relazioni russo-italiane, che si basano sull'interesse reciproco e sulla simpatia dei popoli l'uno per l'altro. In seguito, fuori di virgolettato, l'agenzia TASS sintetizza che Mosca crede fermamente che l'abbandono da parte dell'Italia della sua politica antirussa e il graduale ripristino di una cooperazione pragmatica e reciprocamente rispettosa soddisferà effettivamente gli interessi bilaterali. Infine conclude Zakharova. Non abbiamo dubbi che il popolo italiano, con la sua intrinseca saggezza, lungimiranza e buon senso, prima o poi si renderà conto che l'attuale corso antirusso è controproducente e mira alla distruzione invece che alla creazione. Intanto, questo lunedì è stato annunciato che è attesa a febbraio la visita del presidente russo Vladimir Putin ad Ankara. Se i contatti tra Putin e l'omologo turco Erdogan non si sono mai interrotti, l'aspetto di novità è che questo sarebbe il primo viaggio di Putin in un paese della NATO dal 2020. Allora, inizierei proprio da Andrea Lucidi per cercare di capire il senso di questa posizione rivolta in maniera specifica al popolo italiano. Ecco, io non credo che portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sia solita lanciare singoli appelli ai popoli di questo o quel paese occidentale. Mi è sembrato un messaggio preciso che forse andrebbe meglio approfondito. Ecco, qual è la tua chiave di interpretazione, Andrea? E se vuole dire qualcosa anche Vincenzo. Ma io ritengo che questo messaggio di Maria Zakharova si basi moltissimo su quelli che sono, su quelle che sono le relazioni storiche tra il nostro paese e la Russia. Il nostro paese ha sempre avuto, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un rapporto preferenziale, un rapporto un po' che faceva da ponte tra l'allora Unione Sovietica e i paesi della NATO. Spesso ha svolto una funzione di mediazione anche per la presenza durante gli anni 50, 60 e 70 di un forte partito comunista legato all'Unione Sovietica. E poi, dalla fine dell'Unione Sovietica, abbiamo visto fortissime relazioni della leadership russa con la leadership italiana e l'amicizia personale, per esempio, tra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi era un forte collante
tra i due paesi. Ritengo quindi che il Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, facessero e vogliano fare riferimento proprio a questi legami che non si sono interrotti nonostante la posizione geopolitica dell'Italia. Ritengo che sia anche un riconoscimento del fatto che dopo due anni di tentativi, non solo due anni, però due anni in particolare, di tentativi di far arrivare la russofobia in Italia, questa russofobia in Italia in realtà non è arrivata, non c'è questo sentimento così forte, a parte magari qualche forza politica, insomma. Insomma, qualche lettore di Parenzo, forse di David Quinto. Voglio chiedere un parere al generale Bertolini. Insomma, prima si diceva che la Russia avrebbe perso in pochissimo tempo, che sarebbe imploso il potere di Mosca, che insomma oramai erano morti tutti i soldati russi, era questione di tempo. Poi combattevano con le pale delle pizze, scalze, a piedi nudi nella neve, senza più missili. Ecco, poi hanno spiegato che la controffensiva ucraina è andata bene ma non benissimo, poi hanno detto che la controffensiva è fallita, adesso praticamente sono alla notte dei lunghi coltelli in Ucraina con Zelensky e Zaluzny che sono pronti a farsi le scarpe uno con l'altro. Di fronte a questa realtà ci sono fondamentalmente, in generale, due modi per approcciare la situazione: o riconoscere che la partita è militarmente perduta e l'Ucraina non riconquisterà mai sul terreno i territori perduti, oppure allargare il conflitto e preparare il popolo europeo ad una guerra potenzialmente nucleare. Lei ha l'impressione davvero che le oligarchie europee siano disposte a seguire la seconda strada? Ma io vedo che in Europa, grazie a Dio, devo dire, c'è molta prudenza al riguardo, non da parte di tutti nella stessa maniera, però abbiamo visto l'atteggiamento della Turchia. Sì, è vero, la Turchia non fa parte dell'Unione Europea, non fa parte dell'Europa neanche geograficamente, però è uno dei principali protagonisti della NATO, e la Turchia insomma è abbastanza, è da sempre molto prudente. Ecco, il vero mediatore, se esiste in questa fase, è sempre stato la Turchia. Abbiamo Orban con l'Ungheria. Certo, l'Ungheria è un piccolo paese, però è un piccolo paese che si trova in una posizione molto, molto particolare, anche dal punto di vista geografico, è al centro dell'Europa, non è un paese che può essere ignorato, tant'è che l'Europa pensa di spianare tutti i suoi cannoni contro Orban per farlo fuori, perché con il suo veto rischia di compromettere l'unità europea. Abbiamo la Slovacchia, abbiamo anche la Polonia. La Polonia, è vero, adesso c'è Tusk, però non dobbiamo dimenticare che Tusk è primo ministro grazie a una coalizione che è tenuta insieme soltanto dalla paura della destra che ha vinto nelle ultime elezioni. Ma il sentimento diciamo generale della Polonia è un sentimento fortemente cattolico, sicuramente non guerrafondaio. Ecco, io credo quindi che questa sia la situazione, la realtà, e credo che quello che la Zakharova, anche il suo appello sia stato fatto certamente all'Italia anche per i motivi che sono stati detti precedentemente, ma l'ha fatta all'Italia per indirizzarlo anche ad altri paesi che sono sicuramente interessati a cambiare l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della Russia. E poi guardi, c'è un'altra considerazione che io farei proprio a proposito di questo appello. Questa guerra è stata fatta per murare la Russia fuori dall'Europa, quindi per schiacciare la Russia nel grosso corpaccione del continente asiatico, farla giocare con i cinesi e con l'estremo oriente, ma tagliarla fuori dall'Europa. Ecco, con questo appello della Zakharova, che non verrà ascoltato, sicuramente verrà commentato, credo anche con un po' di sarcasmo forse da parte occidentale, anche da parte italiana, e però la Russia ribadisce di essere sempre interessata
all'Europa occidentale, interessata da un punto di vista generale, da un punto di vista economico, certamente commerciale. La Russia ha desiderato per anni, anzi ormai possiamo dire per decenni, di allacciare un rapporto stretto con l'Europa, che poi è stato reciso assieme al Nord Stream 2 con le sanzioni. Ecco, questa affermazione diciamo, fa capire che la Russia spera ancora, crede ancora nella possibilità di un riavvicinamento con l'Europa. Di fronte alla realpolitik, di fronte a quello che succederà anche sul campo, ha detto bene lei, sembrava che dovesse perdere nel giro di pochi mesi, invece dopo 2 anni ci troviamo che è la Russia che sta vincendo sul campo. Ecco, di fronte a questa prospettiva, di fronte a quello che potrebbe succedere negli Stati Uniti con le prossime elezioni, e non solo con le prossime elezioni, anche con le tensioni che ci sono tra il governo federale e il governo di stati come il Texas, ecco, io credo che probabilmente spazio per cambiare questa escalation della quale siamo stati, nostro malgrado, protagonisti. E dico nostro malgrado includendo anche i nostri governi. I nostri governi sono governi deboli, di paesi deboli che non possono far finta di ignorare le pressioni che vengono, da chi ci comanda. Ecco, io credo che però probabilmente se ci saranno dei cambiamenti in quel settore, forse cambierà anche qualcosa da noi. Ecco, grazie generale. A proposito degli Stati Uniti d'America, Umberto, ti chiedo intanto un parere rapido anche a te sul perché la Zakharova sente il bisogno di rivolgersi proprio al popolo italiano e poi quello che accade negli Stati Uniti d'America. Anche il generale Bertolini dice: ma gli Stati Uniti d'America vivono fortissime fibrillazioni interne, il Congresso ha bloccato gli aiuti per l'Ucraina, Trump è sempre più forte, insomma, hanno molti problemi interni e forse il loro sostegno acritico nei confronti dell'Ucraina è destinato a scemare definitivamente. Prego, Umberto. Sì, senz'altro vero. La questione del Texas, di cui parlava il generale adesso, è strettamente collegata alla questione ucraina, ed è una decisione presa da Trump o dal gruppo attorno a Trump per mettere con le spalle al muro il deep state, i neocon, e cioè da quando Biden è presidente, non si sa, ma più di 20 milioni di persone, se tutti gli illegali formassero uno Stato, sarebbe probabilmente il sesto, settimo Stato per grandezza negli Stati Uniti. Questi sono tutti, questa cosa incredibile che è successa, questo aprire la porta così senza nessuna vergogna, nessuna remora, ha svelato una cosa, che c'è una complicità tra la mafia, il cartello della droga e del cartello del contrabbando di esseri umani e l'amministrazione Biden. Questo che prima dice: oh, non dire queste cose, sei un cospiratore, eccetera, adesso sono diventati il pane quotidiano tra i repubblicani che si stanno affollando attorno a Trump perché hanno visto da che parte è imburrato il pane, che lui sta stravincendo e non si può fermare. Il trucco, così lo vogliamo chiamare, era questo: voi dovete chiudere i confini americani prima che cominciate a parlare di qualsiasi altro paese. Dobbiamo difendere i confini dell'Ucraina con la Russia, ma non ci fate ridere, siete dei pagliacci. Noi vogliamo difendere i confini degli Stati Uniti, perché qui arrivano 20 milioni di persone, tutti in età di leva, soprattutto non vengono famiglie, vengono soprattutto giovani uomini in età militare. E è stata addirittura fatta la proposta nel Senato dal senatore Durbin, ricordiamoci questo nome collegato al caso Epstein, ne parliamo un'altra volta magari, il quale ha detto:
non abbiamo sufficienti uomini da reclutare per le forze armate. Siamo in un deficit assoluto, abbiamo abbassato i livelli, a questo punto prendiamo tutti, anche persone che hanno problemi psichiatrici, e non basta, non riusciamo a riempire i ranghi. Allora, propongo una legge per cui gli illegali, se entrano nell'esercito americano, magari non parlano la lingua, non sanno niente, a questi illegali viene data la cittadinanza americana. Quindi la creazione di eserciti mercenari, eserciti, quelli che Machiavelli denunciò con forza, parlando dei pericoli di avere un esercito mercenario invece di un esercito di cittadini soldati. E questo sta diventando il punto, perché è sentito da tutti negli Stati Uniti, non solo ai confini con il Messico, ma dappertutto, perché assorbono, dicono che vogliono assorbire una massa di persone che in realtà non possono assorbire. Quindi questa prima cosa abbassa i livelli di vita degli americani, anche un cittadino messicano-americano che va, che cerca lavoro, chiaramente il lavoro sarà dato a qualcuno che è illegale e può essere ricattato in tanti modi. In più c'è questo pericolo proprio della creazione di un esercito mercenario che poi dovrà fare che cosa? È fedele a Biden che l'ha fatto entrare, o al gruppo così dello Stato Profondo che l'ha fatto entrare. E quindi loro saranno l'esercito contro i cittadini americani, sarà una forza armata. Notate che una proposta simile è stata fatta in Germania e addirittura forse anche in Inghilterra, perché non ci sono persone che vogliono la guerra, gli europei sono contro la guerra. Ora, perché la Zakharova, e notate la nuova pettinatura della Zakharova, che la fa ancora più bella, devo dire, ma la Zakharova fa... Natore, non solo geopolitico, Umberto. No, notatela veramente perché mi ha impressionato. Perché fa questo appello? Nessuno sarà in grado di distruggere le basi delle relazioni tra Italia e Russia. Nessuno. Chi? Allora, mi fanno notare alcuni esperti che l'Italia sarà presidente, è già presidente del gruppo dei G7 a cominciare dal gennaio, questo gennaio, e sta ricevendo pressioni paurose, non perché la Meloni sia buona così in generale, ma sta ricevendo pressioni paurose perché non vuole mettere al centro della presidenza la questione della Russia, della guerra, eccetera, cioè vorrebbe mettere la questione dell'immigrazione, altri temi, no? Anche perché ha una paura tremenda, si dice, degli attacchi che gli possono venire dalla Lega, che adesso è ringalluzzita con Salvini e compagni. Quindi le pressioni sono enormi, mi sembra di capire, sulla Meloni, non solo che deve fare accettare tutto, ma deve farsi protagonista di una nuova levata di scudi contro la Russia. E naturalmente né da un punto di vista politico né da qualsiasi altro punto di vista la Meloni sarebbe propensa a fare questo. Quindi viene dalla Russia il consiglio: guarda, noi oggi abbiamo avuto il primo meeting, il primo incontro del BRICS, che adesso siamo in 10 e controlliamo praticamente metà, un terzo del prodotto nazionale lordo, abbiamo un quasi 50% della popolazione mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a voi italiani, chi ve lo fa fare a rimanere appiccicati a un organismo che sta morendo, come quello della strega di Bruxelles, von der Leyen, o del povero I capelli della von der Leyen mi pare che ti interessano meno. Ma veramente non la consiglio. Li guardi proprio, non li guardi, vabbè. A fare una gara. Vabbè, no, dai, insomma, dai, onestamente non c'è partita ora, non solo sul piano, come dire, della forza di persuasione. Ecco, se hai concluso, Umberto, prosegui il giro. Sì, no, volevo dire, tutto questo è collegato al fatto che siamo sull'orlo di una guerra, il partito della guerra, da notare che la Nuland, la strega di Washington, è a Kiev in questo momento, cercando di spingere in tutti i modi che Zelensky non venga fatto fuori da Zaluzny, da un quasi colpo di Stato, e giustamente Putin va in Turchia. Adesso qualcuno mi faceva notare, ma anche la Meloni è andata in Turchia, anche se per motivi completamente differenti,
Ma la Turchia sta diventando il centro, come era fin dall'inizio, di trattative di pace sull'Ucraina. L'Ucraina risente molto dell'influenza turca per tantissime ragioni, e quindi un Zaluzny che riesce a fare un semicolpo di Stato, chiamiamolo così, contro Zelensky e la sua guardia del corpo, che è tutta forze speciali britanniche, aprirebbe delle prospettive in un momento in cui la guerra sembra quasi arrivata. Sì, questo scontro tra Zaluzny e Zelensky è davvero decisivo e può aprire scenari al momento impensabili. Prima però del secondo servizio, che affronta proprio questa questione, vi voglio fare guardare un minutino del congresso di democrazia sovrana e popolare, a proposito di quello che ha detto Maria Zakharova, cioè della passione, della stima tra il popolo russo e quello italiano. Guardate come ha reagito la platea con migliaia di delegati di democrazia sovrana popolare nel momento in cui lo speaker ha annunciato la presenza del delegato dell'ambasciata russa nel corso dei lavori del nostro partito. Un minutino di servizio. Vorrei salutare, un altro saluto che faccio con molto piacere, la rappresentanza dell'ambasciata della Federazione Russa col segretario Sergei Bondarenko. Ecco Andrea, naturalmente è stato tutto spontaneo, cioè niente di naturalmente di preparato, figuriamoci. È rimasto stupito anche il responsabile dell'ambasciata russa di fronte a tanto calore e affetto, insomma sembrava quasi dire ma davvero, insomma, questo entusiasmo è per la mia presenza. Insomma, d'altronde la platea saltata in aria come un gol dello Spartak Mosca, ecco, insomma, però diciamo, è indicativo anche questo, no? Di un clima di naturale simpatia da parte del popolo italiano nei confronti di una nazione che non è avvertita come nemica né tantomeno come una potenziale minaccia alla nostra libertà, alla nostra sicurezza. Su questo Andrea Lucidi, generale Bertolini. Ma sicuramente, anzi direi che è possibile che Maria Zakharova abbia visto il servizio sui due giorni di congresso di sabato e domenica scorsi, prima di fare questa dichiarazione. Io avevo visto questa reazione della platea del congresso lunedì, proprio quando stavo guardando l'intervento di Stefano Orsi, perché questo saluto è avvenuto proprio all'inizio dell'intervento di Stefano Orsi, e quindi ero rimasto molto, molto colpito anche io. Sicuramente, ripeto, quello che è avvenuto anche al congresso è un po' la cartina al tornasole del sentimento di tantissimi italiani che, a differenza di quello che dicono tanti mezzi di informazione, tanti giornali, rispetto a una Russia aggressiva che vuole aggredire l'Europa, non si sentono minacciati e non vedono, come hai detto tu, la Russia come una potenziale minaccia. Ci sono tanti turisti italiani che stanno visitando la Russia, che stanno visitando Mosca. Vincenzo, per esempio, è stato a Capodanno con quanti erano? 50? No, 35. Con 35 turisti italiani che hanno deciso di venire a fare Capodanno in Russia, nonostante i divieti, nonostante le difficoltà logistiche. Con grandi difficoltà, tra l'altro, perché ovviamente con le sanzioni non è facile venire in Russia, non è facile riuscire anche con il discorso del cambio, perché ovviamente si deve venire praticamente in contanti, con solo soldi in contanti, perché le sanzioni sappiamo che hanno provocato questo grosso problema, ma soprattutto per il fatto che non funzionano le carte occidentali. Quindi la Russia è riuscita a risolvere questo problema con il proprio sistema nazionale, il sistema nazionale di pagamento, il sistema MIR, quindi non ha avuto grossi problemi. I problemi magari ce hanno i turisti, ma nonostante questi problemi, la voglia, la volontà di venire a vedere la Russia, a dare proprio la solidarietà alla Russia è grandissima praticamente. E questo è una dimostrazione del fatto che
tra tanti italiani, una rappresentanza degli italiani, continuano a vedere la Russia in maniera amichevole. A proposito della situazione Zelensky-Zaluzhny, volevo dire che le notizie che abbiamo dicono che la possibilità di avvicendare Zaluzhny come comandante in capo delle forze armate ucraine arrivava già da una riunione del 29 gennaio, dove il presidente Zelensky aveva annunciato questa decisione. Zaluzhny però non ha accettato di avvicendarsi e di passare al ruolo di consigliere, quindi di fatto non ha accettato di essere dimesso d'ufficio, di essere sollevato dal comando. Per Zelensky questa poteva essere la possibilità di dare di provare a dare un nuovo corso agli eventi bellici, un nuovo comando, e in questa maniera di comunicare ai partner occidentali la volontà di proseguire su una via diversa. Di fatto, come avevi accennato tu prima riguardo alla controffensiva ucraina, una controffensiva su cui Zaluzhny aveva basato, diciamo, politicamente il suo prestigio, è un po' una ammissione del fallimento dei piani di Zaluzhny, e quindi fa crollare un po' tutto quel castello di carte della controffensiva ucraina, che tutto sommato è andata benino. Si rimuove il comandante in capo, che quella controffensiva l'ha fatta propria, la sostiene di averla pianificata e di aver basato tutta la sua strategia su quella controffensiva. Insomma, significa che evidentemente vuoi dare un nuovo corso alla guerra, cambiando completamente chi si occupa della strategia bellica. Zaluzhny non ha accettato la carica di consigliere che è stata proposta da Zelensky proprio nell'ambito di quella riunione, e ha dichiarato, sembra che abbia dichiarato, non c'è una conferma ufficiale da parte dell'entourage di Zaluzhny, che comunque intende lasciare l'esercito. Quindi ha preso abbastanza male questa decisione del presidente ucraino di sollevarlo dall'incarico. Generale, cosa succede in genere quando un capo di un esercito è contro il capo di un governo? In guerra, tra l'altro. Microfono, generale. È giusto, è una domanda giusta, soprattutto con riferimento, se la completiamo un po' meglio, cosa succede a un capo dell'esercito in guerra quando si mette in urto con il governo? Ecco, se succedesse una cosa del genere da noi adesso sarebbe più che altro un problema, diciamo, di redistribuzione delle cariche. Ma è chiaro che nel momento in cui l'Ucraina sta combattendo una guerra contro un nemico che è più forte, un nemico che sostanzialmente ha tenuto e adesso sta premendo, perché ora è la Russia che sta premendo contro le linee ucraine, è chiaro che una cosa del genere sarebbe problematica. Non è cambiare il capo dell'esercito, non è esattamente come cambiare l'allenatore della nazionale quando le cose vanno male. Sì, certo, può servire cambiare la faccia del responsabile, può servire magari a dare l'illusione di voler cambiare qualcosa, ma i cambiamenti devono essere molto più profondi. Il capo dell'esercito senza i suoi pianificatori, senza i suoi uomini di fiducia, senza i suoi consiglieri, non è niente. E eliminare i pianificatori, perché la pianificazione che è stata fatta non ha funzionato, tanto per intenderci, vorrebbe dire creare un buco organizzativo enorme nelle forze armate, e quindi questo è sicuramente un problema. Ma sì, però non c'è dubbio che da quello che sappiamo, da quello che è stato detto anche stasera, effettivamente c'è un problema politico serio in Ucraina, un problema che è stato innescato proprio dalle aspettative mancate, diciamo, della controffensiva. Si pensava, quando si parlava di questa controffensiva, a quella del settembre dell'anno scorso, quando l'oblast di Kharkiv, come si chiama, è stato rioccupato dagli ucraini, ma in quel caso diciamo è stato rioccupato senza neanche
combattere, non ci sono state grandi battaglie perché i russi si sono ritirati, si erano resi conto di essere assolutamente in minoranza, si sono resi conto in quel momento che la guerra che stavano conducendo era diventata qualcosa di diverso, tant'è che poi venne nominato Surovikin come comandante in capo. Fino a quel momento i comandanti erano tre, erano i comandanti dei distretti militari che avevano fornito le forze, perché l'operazione iniziale era un'operazione, non dico dimostrativa, ma era una prova di forza, diciamo con una mano legata dietro le spalle. In quel momento invece si sono resi conto che stava diventando una guerra, a quel punto hanno messo un comandante in capo, Surovikin, che poi è stato ulteriormente cambiato da Gerasimov, cioè è stato messo il capo di stato maggiore generale delle forze armate russe a comandare l'operazione. Ecco, quindi non è un'operazione di facciata, però evidentemente è chiaro che Zelensky adesso deve corrispondere un po' a quelle che sono le richieste occidentali di dare un'altra direzione alla guerra. L'Occidente, gli Stati Uniti non si possono permettere di perdere questa guerra, esattamente per le stesse ragioni, viste al contrario, per le quali la Russia non può perdere. E questo è il grande problema. Se nessuno dei due può accettare una sconfitta, il pericolo di un allargamento è quello che ci si potrebbe aspettare. Ed evidentemente le pressioni nei confronti di Zelensky puntano a questo, a fargli insistere nel tentativo di allargare il conflitto, quindi colpendo anche sul territorio russo, come abbiamo visto. È un pericolo del quale si dovrebbe considerare, credo sia anche considerato, da quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché quell'allargamento che per adesso non c'è stato in Europa, quindi fra Russia e Ucraina, potrebbe verificarsi in Medio Oriente. E se si verifica in Medio Oriente abbiamo sia la Russia che gli Stati Uniti, con tutti i cespugli rispettivi che sono schierati da una parte e dall'altra, che potrebbero innescare qualcosa di più grande, qualcosa di temibile. Io ritengo che sia anche questo il motivo per il quale la Russia è molto prudente in questa fase con quello che sta succedendo in Medio Oriente. Non vuole che la situazione in Siria, dove guarda caso gli interventi israeliani e americani dall'inizio della guerra a Gaza, che dove dovrebbero essere tutti quanti concentrati, gli interventi aerei in Siria sono aumentati, ci sono sempre stati durante questa guerra gli interventi aerei israeliani, però adesso sono aumentati. Adesso c'è anche il problema della guerra, questa guerra navale terrestre nello Yemen, per la quale si cerca di tirare per la giacchetta l'Iran, che anche lui sta ben attento a non farsi tirare in mezzo più di tanto. Gli Hezbollah si sparacchiano, si sparano missili, razzi e cannonate da una parte all'altra, però sostanzialmente senza passare dalle parole veementi, diciamo, di condanna gli uni per gli altri ad azioni di guerra vera e propria. Ecco, ora ci troviamo in un momento, accenno a questo perché prima si è parlato del problema dell'allargamento. Un allargamento, un motivo di allargamento del conflitto, non del conflitto fra Russia e Ucraina, ma fra le coalizioni che comunque sia si fronteggiano fra Russia e Ucraina, una possibilità di allargamento attualmente c'è nel Medio Oriente, e questo sarebbe un gorgo che ci tirerebbe dentro tutti quanti, quindi bisogna stare veramente molto, molto attenti. Quindi ecco, le aperture della Zakharova sono da considerare benvenute, sono da prendere con sollievo, direi. Sta a significare che c'è ancora spazio per la trattativa, e dobbiamo ringraziare che esiste la Turchia. Dobbiamo ringraziare che esiste la Turchia, perché è uno dei pochi paesi che per interessi nazionali, attenzione, non lo fanno per bontà d'animo, non lo fanno ma per tutelare i propri interessi nazionali, sanno distaccarsi dal coro. E distaccarsi dal coro in una situazione nella quale tutti cantano guerra
molto importante. Quindi ecco, speriamo che questa cosa continui. Ripeto, la Turchia è un paese molto pragmatico. Erdogan è un uomo senza scrupoli, potremmo dire. Ha saputo sfruttare la crisi dei profughi siriani per fare cassa. Ha saputo tirare la corda con il sì o il no a Finlandia e Svezia nella NATO per i propri interessi. Si è inserito in Libia negli spazi che l'Italia ha lasciato liberi. Fa una sua politica anche contro l'ENI, diciamo, per lo sfruttamento degli idrocarburi che sono stati trovati al largo dell'Egitto. È presente in Somalia. In Somalia, appunto, era un paese che guardava l'Italia da sempre per motivi culturali e così via, storici. Adesso è la Turchia. Io ci sono stato spesso in Somalia e mi dicevano: ma un giorno dovrò parlare turco per capirci. Adesso ci parliamo ancora in italiano, ma ecco. Lo fa per i propri interessi, lo fa per i propri interessi, vuole diventare probabilmente l'hub energetico, diciamo, degli idrocarburi e dei gas che arrivano dalla Russia. Si è fatto fare una centrale nucleare dalla Russia. E fa i fatti suoi, e fa i fatti suoi. Quindi, ripeto, spesso lo consideriamo. Consideriamo la Turchia una specie di compromesso fra la mentalità laica, laicista occidentale e quella musulmana, islamica del Medio Oriente e così via. In realtà è un paese, un grande paese con un suo sogno di grandezza, usiamo pure questo termine, perché pensa in grande, è un paese che pensa in grande. Per pensare in grande, lui ha bisogno della pace, lui ha bisogno di non avere una guerra alle porte di casa, che quella che è in Ucraina, non ha neanche bisogno di una guerra alle porte di casa in Medio Oriente, anche se è presente in Siria. Però è presente in Siria nel campo avverso ai russi, però nonostante questo, non si pestano i piedi. Se ne sono pestati soltanto in un'occasione, quando hanno abbattuto quel cacciabombardiere russo che ha attraversato solo per 12 secondi il confine turco, quindi sta a significare che se l'aspettavano volevano tirarlo giù. Però da allora, diciamo, non è che siano diventati amiconi, però se c'è qualcuno che parla con i russi è Erdogan, punto. Questa è la realtà. Ecco, e poi la Turchia è il secondo esercito della NATO, in teoria, anche se Erdogan si è sempre riservato, diciamo, degli spazi di autonomia impensabili per paesi. Ed è interessata ai BRICS, al BRICS anche la Turchia, cioè, voglio dire, è una che sa giocare su tutti i tavoli, è questa la grandezza di un paese sovrano, è questo, che cerca di tutelare i suoi interessi in maniera, certo, poi possiamo giudicarlo troppo spregiudicato, troppo, però riesce a tutelare i propri interessi, che sono gli interessi della gente che vive nel paese, attenzione, perché è questo, per elevare il tenore di vita, riesce a tutelarli, diciamo, prendendo quello che gli serve da chi glielo offre, senza comportarsi da soldatino di piombo. Questo. Ed è anche vero che Erdogan è un uomo che dai nervi abbastanza saldi, visto che al tempo di Obama avevano provato a farlo fuori con un colpo di Stato, ecco, che è riuscito a sventare. Io credo che sia un uomo che evidentemente non dimentica neanche Erdogan, e magari ha capito benissimo da dove partiva il tentativo del suo omicidio, sicuramente non dalla Russia. Umberto, il generale Bertolini dice: ma insomma, la posizione degli Stati Uniti d'America è decisiva in questa fase. Trump ha più volte dichiarato che Biden rischia di trascinare il mondo dentro una nuova devastante guerra mondiale, dando per scontato invece che il suo ritorno sarebbe in grado di scongiurare lo scenario più catastrofico. Ecco, tu di questo sei convinto? Sì, più che io sono convinto, ma sono convinti anche quelli dello Stato Profondo, i neocon, quelli della grande cupola mondialista. Tant'è vero che adesso, come era prima, l'accusa che viene fatta a Trump, il più grave crimine
che Trump starebbe commettendo è di voler distruggere la NATO. Forse in Italia non arriva questo nei giornali, ma l'accusa, tu sei un traditore e in realtà tu vuoi distruggere la NATO. E questo l'ha detto Bolton, che era National Security, consigliere per la sicurezza nazionale, un individuo mostruoso umanamente in termini di, come diplomatico. Questo è il punto. Tu stai facendo dei trucchi perché vuoi distruggere la NATO. Stoltenberg è terrorizzato dal ritorno di Trump e in effetti Trump non l'ha neanche tenuto tanto nascosto, non perché la NATO, io odio la NATO, eccetera, eccetera. Prima ha usato questo modus operandi, questo trucco che diceva: ma gli europei non pagano per la NATO, noi perché dobbiamo pagare? Quindi noi non paghiamo se voi non pagate, sapendo bene che gli europei non pagano, non hanno la possibilità di pagare, non vogliono pagare, pensano di aver pagato anche troppo, pensano in realtà che la NATO non rappresenta. Quindi adesso sta passando a un livello un po' più diretto, per cui la paura grossa nella NATO è che gli Stati Uniti con Trump, o anche prima ancora che arrivi Trump, cominci a prendere le distanze. Per esempio quello che è successo adesso, lo scontro Zaluzny-Zelensky, no? Qualcuno mi diceva lo devi vedere come una idea americana, americano significa Trump, significa l'apparato americano, di volersi sganciare da Zelensky, che sta diventando pericoloso per loro, e cercare, non so, come fecero nel Vietnam, come hanno fatto in varie altre parti, no? Creare un nuovo boss, anche perché questo boss è seguito dall'esercito. Zelensky non ha senso, cioè se Zaluzny, come diceva i colleghi da Mosca, no? Se Zaluzny entra in uno scontro diretto con Zelensky, e dopo che Zelensky ha annunciato che l'ha sostituito, dice, fa dire ai giornalisti, ha fatto un press release, che diceva: no, è sbagliato, cari giornalisti, Zaluzny non se ne va, sta ancora lì. Dopodiché sono tornati da Zelensky, e Zelensky, il gruppo Zelensky ha detto: ma forse un po' di tempo può rimanere. Cioè è stato, se le cose sono andate così, è stata una sconfitta. E ricordiamoci, Zelensky viene considerato completamente britannico e Zaluzny più risente di influenze americane, che non vuol dire che sono buone, eccetera, però sono due cose un po' diverse come strategia. Attualmente siamo sul il come borghese state. In Italia si creò una dicotomia del genere, gli inglesi soffiavano sul fuoco del golpe mentre gli americani con l'uomo di Kennedy cercavano di limitare la portata di quell'operazione. Quindi non è la prima volta che storicamente tra le due potenze anglosassoni ci sono, diciamo, delle fibrillazioni interne. Prego. Hai ragione. Il punto principale è che la Russia ha vinto la guerra. Nella mia opinione quello è il punto fondamentale. Sono arrivati a uno scontro non dell'Ucraina contro la Russia, queste sono stupidaggini, di tutto il cosiddetto Occidente, con tutte le proprie risorse contro la Russia, e hanno perso. Da qui, se uno perde la guerra, come ci ricordano tante volte i nostri amici, i nostri nemici, se uno ha perso la guerra deve pagare le conseguenze. Ecco, qui l'Occidente, chiamiamolo così, ha perso la guerra e adesso queste sono le conseguenze. Il partito della guerra sta cercando di farne di tutti i colori, no? Chi è che diceva, mi sembra il generale, accennava a quello che è successo lì sul confine tra la Giordania e la Siria, in realtà più Siria che Giordania, mi dicono, solo che pretendono che sia la Giordania, perché la Giordania è un paese dove la presenza americana è molto più forte. In Siria è completamente illegale, cioè in Siria e in Iraq ci sono 40 basi americane totalmente illegali da tutti i punti di vista. E hanno bombardato questa postazione, hanno ucciso, dicono, tre militari americani e feriti un'altra trentina. Questa non è la prima volta. Alcuni dicono qui a Washington che già
parecchi sono morti per esempio in Ucraina, ma quando muoiono non si sa dove sono morti, vengono fatte delle cerimonie ma si sa come, quando e perché. Ma anche nel Medio Oriente questo già sarebbe successo, però finora lo tengono nascosto. Ora, questo era proprio il casus belli, 3 morti americani come Biden aveva annunciato, si è ammazzati, e quindi sono andati da Biden e dagli altri e hanno detto devi fare la guerra con l'Iran. Solo che i consiglieri americani, i consiglieri militari, non quelli pro Trump, quelli che più si attengono alla realtà, cioè quei militari sono preziosi quando sono militari, perché ti riportano la realtà, non quello che tu vuoi sentire o quello che tu non vuoi sentire. E la realtà è che se si va a una guerra degli Stati Uniti con l'Iraq, non è che si fa, scusa, con l'Iran, non è che si va a finire come in Libia o come in Iraq. L'Iran vincerebbe la guerra, soprattutto perché non potrebbe essere conquistata. È troppo vasta, ha armamenti troppo potenti, armamenti molto avanzati, molto precisi, e quindi se si va a una guerra la perderemo, quello stanno dicendo a Biden. Per cui Biden ieri, a Biden è stato chiesto, ma insomma allora tu dicevi che volevi fare la guerra, adesso questi hanno ammazzato e devi fare la guerra. E Biden ha detto, no, noi non ricerchiamo lo scontro, we don't seek a confrontation, molto strano. E quindi come risponderete? Risponderemo nel momento e nel posto che decideremo a un certo punto, cioè completamente ritirandosi dalla posizione di guerra. E naturalmente della guerra, chiamiamolo così, farà di tutto adesso per cercare nuovi trucchi, nuove provocazioni, ma non sta andando molto bene. Quello che sta succedendo attorno alla Palestina, quello che sta succedendo nel Mar Rosso, quello che sta succedendo in tutta quell'area, non dà grandi speranze a gente come la Nuland. La Nuland adesso sta a Kiev. Non si sa se sta a Kiev nella funzione di Nuland, conosciuta come il mostro di Washington, cioè di andare lì e dire guerra, guerra, guerra. Pensavo stesse dicendo di Milwaukee, no? Invece di Washington, quello era un altro. Prego. Il mostro di Londra potrebbe anche essere un famoso film, ma probabilmente potrebbe anche essere andata lì con l'ordine di dire basta Zelensky, mettiti d'accordo con Zaluzny, noi non ce la facciamo più, no? Lei che sarebbe la capessa, la capessa dei guerrafondai. Adesso che tra l'altro questo attacco che è stato fatto ai confini tra Giordania e Siria, ho visto per esempio ieri le dichiarazioni, mi sembra, di Scott Ritter o del generale, del colonnello, come si chiama, colonnello McGovern, che diceva è possibile che questa sia una false flag, è possibile che questa sia una provocazione fatta o da israeliani o da partito della guerra americano per provocare una guerra. Però se così è stato, non ha raggiunto lo scopo. La sconfitta che Israele ha subito, la sconfitta storica del progetto sionista conosciuto come Israele, questa sconfitta che ha subito al Tribunale internazionale è estremamente interessante. Ho avuto il piacere di intervistare l'avvocato dei palestinesi, il professor Francis Boyle dell'Università dell'Illinois. Lui aveva previsto che questa posizione avrebbe vinto. E tutti quanti dicevano no, assolutamente. Ora, quello che è successo nel tribunale internazionale, è la cosa che è mancata è l'ordine di cessate il fuoco, no? Di ceasefire, no? Però rendiamoci conto che questa, da un punto di vista propagandistico, di guerra delle informazioni, di superiorità morale, controllo degli scenari, è una sconfitta storica da cui sempre più persone adesso pensano che Israele sia il progetto sionista iniziato nel 1917 con la dichiarazione di Balfour
caro Lord Rothschild, ti regaliamo la Palestina, no? Adesso ha raggiunto il suo fine, anche perché Israele è completamente isolata, anche da un punto di vista militare. Quello che sta succedendo a Gaza non è una vittoria, è un film dell'orrore, è una cosa tremenda, ma non sta vincendo. Hanno creato una Stalingrado, ma come esperti militari dicevano da prima, non create la Stalingrado perché poi non sarete in grado di vincere. Persino i generali tedeschi dicevano a Berlino: non ci distruggete Stalingrado perché dopo non riusciremo a fare niente. E infatti, con grande sacrificio della popolazione, è stata una delle più grandi vittorie, la prima grande vittoria contro il nazismo. Adesso, il punto fondamentale poi non è militare, il punto fondamentale è che i BRICS, che adesso sono 10 e controllano sia il Mar Rosso, ricordiamoci, Egitto, Etiopia, Arabia Saudita, Iran, Emirati, no, sia il Mar Rosso che il Golfo Persico, le due aree più strategiche, controllano addirittura il canale. Questi hanno creato il nuovo corridoio nord-sud, questi voglio dire russi, iraniani e indiani, hanno creato una via di trasporto e comunicazione, trasporto pesante, quindi come se ci fosse il mare, tra Pietroburgo, e praticamente tra l'Artico e l'India, passando per paesi che sono tutti dall'altra parte, cioè Russia, Mar Caspio, Iran e India. Quindi questo praticamente già sostituirebbe il canale di Suez. Quindi sono grandi cambiamenti. Umberto, ti devo chiedere di stringere che ho ancora un servizio da far vedere, prego. Scusa, niente, dicevo, il partito della guerra adesso si confronta con questo. L'unica speranza è provocare un grande scoppio, non ci sta riuscendo. L'ultima cosa che ti volevo citare è che secondo Foreign Policy, che è una grande rivista di geopolitica, non è Foreign Affair, hanno riportato fonti dirette che dentro gli Stati Uniti e dentro la Germania c'è un'opposizione feroce contro l'entrata dell'Ucraina nella NATO, contro l'annuncio dell'Ucraina nella NATO, cosa che ufficialmente non sembrerebbe. Bene, grazie Umberto, perdonami ma purtroppo il tempo è sempre tiranno. Vi faccio vedere il secondo servizio di Lilli Goriup, poi andiamo ad Andrea Luci, vi chiudo il generale Bertolini e ci salutiamo. Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzny, probabilmente è stato licenziato lunedì 29 gennaio. Lo scrivono il Kiev Independent e diversi quotidiani internazionali. La testata di Kiev ha parlato dietro garanzia di anonimato con una fonte dell'esercito, la quale ha confermato l'accaduto. Tuttavia, sul sito del presidente Volodymyr Zelensky non è stato ancora pubblicato alcun decreto ufficiale. Il Times di Londra propone una versione diversa. Zaluzny è stato sì rimosso lunedì, durante un faccia a faccia in cui ha detto ai consiglieri di Zelensky che le loro valutazioni sulla situazione militare sono più positive che realistiche, ma poi Zelensky è stato costretto a fare marcia indietro a causa di pressioni esercitate dagli alti comandi militari e dagli alleati internazionali. Secondo l'Economist, invece, in quell'occasione a Zaluzny è stato offerto il ruolo di segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale, una specie di promoveatur ut amoveatur, ma il generale ha rifiutato. Sempre secondo l'Economist, i due nomi più quotati per sostituire Zaluzny sono Oleksandr Sirsky e Kirilo Budanov, entrambi fedelissimi di Zelensky. Delle tensioni tra il capo dell'esercito e il presidente ucraino si parla almeno dalla sanguinosa battaglia di Bakhmut, che secondo alcune ricostruzioni Zaluzny, da militare non da pacifista, considerava come un sacrificio di uomini ucraini sull'altare della propaganda, inutile dal punto di vista strategico. A novembre poi Zaluzny aveva dichiarato in un'intervista che l'Ucraina rischia di finire nella trappola di un conflitto prolungato, cosa su cui Zelensky si era detto in disaccordo. Zaluzny è molto popolare in Ucraina e gode della fiducia dei cittadini.
Alcuni gli attribuiscono velleità politiche che potrebbero spaventare Zelensky, il cui mandato scade quest'anno. Non è detto tuttavia che ci saranno le elezioni a causa della legge marziale. Andrea, in Ucraina non sono rari gli strani incidenti che vedono coinvolte personalità politiche, un ministro dell'interno è morto in uno strano incidente aereo, un generale collaboratore di Zaluzny è morto con uno strano, mentre insomma, maneggiava un pacco regalo, ecco, si parla solo insomma, di Russia, di avvelenamenti dei russi, tra l'altro alcuni strampalati, perché insomma si parla spesso dell'avvelenamento di Navalny col veleno nelle mutande, però è rimasto vivo, quindi o non c'era troppo veleno o non hanno trovato nulla diciamo di troppo rilevante. Però delle morti strane in Ucraina si parla raramente. Ecco, secondo te è possibile che uno dei due finisca vittima di uno strano incidente da qui a poco tempo? Beh, non è un'ipotesi da scartare, direi che il servizio che hai mostrato ha raccontato praticamente tutto, tra l'altro facendo accenno alla possibilità di interesse per Zaluzny nella politica ucraina, perché è un personaggio che naturalmente da comandante in capo e da militare soprattutto gode della fiducia più che dei cittadini, direi dei militari, e quello che aveva detto su Bakhmut si è rivelato assolutamente esatto, e sicuramente i soldati ucraini, quelli che non sono morti in quella battaglia, e le loro famiglie, le famiglie invece dei soldati uccisi in quella battaglia, sacrificati inutilmente sull'altare della propaganda per non lasciare Bakhmut ai russi, quando non c'era assolutamente nessuna speranza concreta di difesa, anche loro si ricordano sicuramente delle parole di Zaluzny e invece poi delle decisioni politiche di Zelensky prese per in qualche modo accontentare i partner occidentali e mostrare la volontà di resistenza dell'Ucraina, della politica ucraina. Quindi è tutta qui che si gioca questa partita. C'è da una parte una fazione, diciamo quella dei politicanti, quella di quei politici che in qualche modo devono mostrare qualcosa all'Occidente per giustificare il supporto da parte occidentale, e c'è quella, diciamo, dei militari, delle persone che sono sul campo, delle persone che hanno una concezione strategica, che si rendono conto, ecco, della situazione strategica e che vogliono cercare in alcune circostanze di dire ai politici: la strategia non è politica e non intende scendere a patti con la vostra necessità politica. La strategia è strategia, non si può cambiare. Se una situazione tattica o strategica è sfavorevole, non può cambiare perché per la politica può essere comodo farlo. Bisogna rendersene conto e bisogna lavorare in base alla situazione per quella che è. Questo è il grande problema. Seconda cosa, il fatto che Budanov, il capo dei servizi segreti, sia in qualche modo un possibile candidato alla successione di Zaluzny come comandante in capo, non lascia ben sperare. Budanov negli scorsi mesi si è dimostrato nelle sue dichiarazioni una persona poco incline al dialogo, una persona che ha rivendicato gli attentati contro alcuni personaggi del mondo dell'informazione in Russia, da lui definiti dei propagandisti da eliminare, attraverso eliminazioni fatte attraverso i servizi di sicurezza ucraini. Quindi, ripeto, è sicuramente una persona che un po' ricorda il Beria sovietico, una persona che in qualche modo all'interno dei palazzi ucraini fa paura per i mezzi di cui dispone all'interno dei servizi di sicurezza ucraini. E poi magari ricordiamo Francesco che al momento ci sono spettatori interessati a questo conflitto interno, e sono in particolare partiti di estrema destra polacchi che stanno rivendicando abbastanza in modo esplicito
dei territori che sappiamo hanno sempre fatto parte, prima della Seconda Guerra Mondiale, della Polonia. E stesso discorso anche per partiti di estrema, per ora solo partiti di estrema destra, anche in Romania, che rivendicano appunto dei territori, in Ungheria, dei territori che fanno parte dell'Ucraina. Quindi questi spettatori interessati sono forse molto interessati a questi conflitti interni, ecco, all'interno. Insomma, che poi tra l'altro tu citavi Beria, che fece una brutta fine, tra l'altro anche lui accusato di essere al libro paga dei servizi britannici, insomma, personaggio insomma, che finì poi nella polvere. Vabbè. Chiudiamo con il generale Bertolini. Generale, insomma, la situazione lì sembra abbastanza complessa in Ucraina, per quanto l'apparato propagandistico occidentale tenti, insomma, di occultare le notizie scomode e di dare, insomma, notizie, insomma, chiaramente, come dire, costruite per dare l'impressione di un paese che regge, però insomma non si riesce a nascondere più tanto la realtà di una situazione insostenibile. Come può finire questo conflitto? Cioè, con un collasso definitivo dell'esercito ucraino, ad esempio? Sì, questa è una possibilità. Oddio, il collasso ci può essere da entrambe le parti, intendiamoci, perché poi basta una crisi grossa, importante in Russia, e questa si risentirebbe anche sul campo. In fin dei conti questo è il rischio che c'era stato con quella manovra di Prigozhin, che poteva incidere anche sul morale dei combattenti, benché la Wagner rappresentasse soltanto un'aliquota abbastanza limitata. Diciamo che guardando gli elementi attuali, sì, potrebbe esserci un collasso, ma un collasso dovuto non tanto alle scarse capacità dell'esercito ucraino, perché l'esercito ucraino sta combattendo molto, molto bene, sta combattendo valorosamente, anche se con una penuria di personale e con poco entusiasmo, mi pare, da parte di molti coscritti a forza. Però anche da parte della società ucraina, insomma, quanto saranno disposti a continuare a perdere decine di migliaia di giovani che perdono la vita in battaglie che poi, appunto, come abbiamo sentito prima con riferimento a Bakhmut, avevano più una valenza morale o propagandistica che non tattica. Io credo che di fronte alle difficoltà generali nelle quali versa l'Ucraina, e sono difficoltà oggettive, è un paese in guerra, è un paese che tra l'altro sente anche forse i morsi che dicevano prima Andrea Lucidi e il suo collega, vale a dire da parte di quei paesi come la Polonia, l'Ungheria e la Romania, che rosicchierebbero volentieri un po' di territorio, si riprenderebbero un po' di territorio loro. Ecco, come può continuare questa società a tirare avanti senza la speranza di una vittoria? Perché questo, se c'è la speranza della vittoria, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si era, ormai era scritto quello che sarebbe successo, Si parlava, c'era la leggenda delle super armi tedesche che sarebbero arrivate e avrebbero aggiustato tutto, e questo serviva a dare morale ai soldati tedeschi, ma anche ai soldati italiani che combattevano al nord, quindi con la Repubblica Sociale. Cioè, è chiaro, sì, arriveranno le armi, quindi non è tutto finito, non è solo una battaglia per dei principi, ma c'è anche la possibilità di vincere. Quindi ecco, se c'è la speranza si può andare avanti, ma la speranza viene negata tutti i giorni leggendo la stampa internazionale, non si sente altro che affermare che l'Ucraina ormai è arrivata, ha dato tutto quello che poteva dare. Zelensky non è più ospite in tutti i parlamenti europei, di persona o online, per
per dirci quello di cui ha bisogno e quello che dovremmo fare per aiutarlo, per comportarsi da bravi occidentali. Ha perso molto del suo smalto, del suo fascino, e questo lo sentono nel suo paese. Quindi anche l'esigenza forse di cambiarlo è dovuta a questo. Insomma, le risorse sono, secondo me, stanno finendo. Quindi, io credo che se non ci sarà offensiva russa, diciamo, tanto per intenderci, che completi l'occupazione del territorio o degli oblast di Donetsk, Luhansk e Zaporizhia, oppure magari fino al Dniepr, come si diceva, però l'alternativa potrebbe essere quella di una cristallizzazione del conflitto lungo la linea attuale, nella speranza da parte occidentale, non tanto ucraina, di Una riuscire a riprendere il discorso un po' più avanti. sorta di soluzione coreana, diciamo, forse è quella più probabile allo stato. Va bene, io ringrazio tutti i miei ospiti che hanno animato e impreziosito questa importante puntata. Saluto e ringrazio da Washington Umberto Pascali. Grazie, saluti al generale Andrea Lucidi e il suo collega. Salutiamo anche noi da Mosca, immagino, Andrea Lucidi e Vincenzo Lorusso. Un saluto a tutti voi da Mosca. Buona serata a tutti. Generale Bertolini. Grazie, molto interessante, grazie dell'invito e grazie veramente, è stato molto interessante, edificante sentirvi. Grazie Grazie. a lei perché è sempre molto apprezzato dal nostro pubblico, che è pubblico abituato ad analisi, diciamo, mai banali, ma sempre approfondite e precise. Grazie a tutti voi che stasera ci avete seguito davvero in tantissimi, quasi 5.000 spettatori in diretta e in contemporanea, che significa sicuramente numeri vicini ai 60-70.000 visualizzazioni complessive. Significa anche che il messaggio di Visione TV fortunatamente continua a passare, nonostante la feroce opposizione di questo sistema digitale che ci demonetizza, ci occulta, insomma, cerca di tenerci con la testa sott'acqua in tutti i modi. Insomma, c'è un pubblico affezionato a Visione TV che evidentemente è più forte di questi mezzucci. A proposito di questo, vi ricordo che Visione TV sta attraversando una fase di leggera difficoltà finanziaria, niente di drammatico, ma siccome noi abbiamo deciso di non appoggiarci mai ad un imprenditore esterno, né tantomeno di vivere di pubblicità, proprio perché i nostri soli, unici editori siete voi, ecco, vi chiedo, se apprezzate il nostro lavoro, un sostegno tramite bonifico, tramite PayPal oppure tramite abbonamento sul nostro sito visionetv.it. Vi ricordo l'uscita del nostro ultimo numero, l'Incubo Europeo. Da domani partiranno finalmente gli abbonamenti alla nostra rivista con il numero di febbraio, che sarà un numero eccezionale che spiega tutti i fallimenti del neoliberismo economico. Sul nostro sito visioneeditore.it trovate tutto. Se volete rimanere con noi, iscrivetevi anche al nostro canale Telegram. Noi continueremo sempre a fare il nostro lavoro ogni giorno al meglio delle nostre forze, delle nostre energie, per servire una pubblica opinione che merita qualcosa di meglio rispetto alle analisi fasulle interessate dei vari Vespa e Mentana. Grazie ancora a tutti voi, vi auguro una splendida serata.